Buonasera a tutti ragazzi, eccoci qua. Oggi siamo qui con questo premio NBA. È andata decisamente bene, ma abbiamo avuto anche parecchie sfortune. Sembra strano ripeterlo spesso, ma con tanti giocatori può capitare. Il problema è quando capita in tante formazioni diverse. Ma andiamo ad analizzare le squadre. Prima però, sigla. Vi ricordo che qui sotto in descrizione c'è il link per registrarvi su Sorare, dove all'acquisto di 5 carte all'asta ne ricevete una in omaggio. Vi consiglio di prenderla sull'NBA, nelle impostazioni potete scegliere, perché stanno uscendo carte davvero davvero ottime. Ma andiamo a vedere le squadre. Allora, partiamo dal Limited Champions. Come vedete qui un po' gli astri sono allineati in negativo, perché? Perché si rompe Ben Simmons alla seconda partita contro Detroit, che era quella dove puntavo a fare più punti, gioca solo due quarti. E con 4 punti ne hanno fatti 4, quindi li poteva benissimo prendere, come li poteva prendere Langford, come li poteva prendere Doncic. E quindi si rompe Ben Simmons. Kawhi Leonard le gioca entrambe e fa il suo. Romeo Langford si rompe alla prima, stava prendendo 19, si è infortunato, poi 0 e 0. Quindi qui già si è infortunato durante la partita e ha preso 2 zeri, quindi proprio champagne. E qui 4 punti li poteva prendere anche lui sicuramente. Come vediamo già 13 dalla T3, comunque non servivano tantissimi punti per arrivare al risultato migliore. La cosa più brutta è che si rompe Luka Doncic. Luka Doncic si fa male alla caviglia dopo 3 minuti di gioco nella seconda partita. Fortunatamente ha preso il 66 alla prima, che comunque ci fa arrivare a T5. Qua ha giocato solo 3 minuti ragazzi, purtroppo ho visto la partita. La cosa negativa è che poi Dinwiddie ha fatto brutto, perché poi vedremo in una prossima formazione che cosa è successo. Andiamo nella Limited Contender, anche qua, vabbè, Garland fa il suo, per quanto ho sbagliato 3 triple di fila, ragazzi, che ci portano comunque a T4 sicuramente. Qua, ragazzi, segna che sono in T5, ma non sono entrato, perché arriva fino al 2415, sono arrivato al 2420, non sono entrato per un soffio, non so perché, l'ho scoperto prima, qua appena ho aperto su Rare normale, ma va bene. Poi Bol Bol, pure lui... partita sfortunata perché stava giocando bene, ma purtroppo era accumulato di falli ed è dovuto uscire praticamente più volte per i falli, perché ha fatto 2 falli nel primo quarto e quindi panchina per lui. Dett ha fatto il suo, Kobe White ha fatto il suo, Josh Green ha fatto il suo. È stato un peccato soprattutto per il Ball, perché da lui mi aspettavo almeno quei 10 punti in più. Garland pure, ma Garland me li aspetto sempre perché è davvero troppo forte. Andiamo sulle Limited Western Conference, anche qui solo 10 punti dal premio, però nulla di sbagliato, a parte l'infortunio di Murray alla seconda, può capitare. Quello che è andato un po' sopra la riga è Michael Bridges, lo scorso premio ho deciso di schierarlo subito e poi venderlo, è andato un po' sotto le righe, ma va bene così, tra l'altro 29-29, proprio standard e va bene così. Qua è la sfortuna più grande. Perché? Perché come sapete ho preso Jason Tatum come MVP delle rosse per avere tutte le squadre adesso. E cosa succede? Jason Tatum non fa un partitone, tra l'altro era indeciso fra lui e Lillard ha preso 90, ma è un'altra storia. Non fa un partitone Jason Tatum, prende comunque il 61, ci può stare, va bene così. Garland, come vi dicevo prima, sbaglia 3 triple di fila, che sono 12, ma metti in almeno una, o così vado in premio sotto e mi porti qua più 4, più la percentuale. Ma va bene, ci può stare. Quello che non ci può stare è Jordan Clarkson. Jordan Clarkson ha fatto 2 partite pessime, condite da dei turnover arrivati tutti di fila in una, e nell'altra mi sembra che ha fatto, non mi ricordo se i falli subito, oppure qua altri due turnover. Comunque ci ha accappottato Clarkson, perché già solo meno 10 di turnover. È la cosa più assurda, che ho comprato Dyson Daniels, ragazzi, chi mi segue lo sa, apposta per questa GV. Perché se abbiamo un costo 13, c'è un rookie che ha 19 anni, lo sapete che voglio prendere se posso sempre giocatori giovani. Ha giocato non so quanti minuti, qualche minuto, e si è rotto, si è infortunato seriamente, tra l'altro resterà fuori di diverse partite, quindi proprio acquisto che non potevo sbagliare. L'altra persona che ero indeciso se acquistare ha preso 36, quindi già solo quella ci portava in T5 rara. E poi Jamal Murray, l'abbiamo detto già per le limited, succede questo. Formazione che ci porta al grosso premio, 27esimo posto, è la Rara Contender. Rara Contender, dove anche qui
abbiamo avuto non poche sfortune. La prima è l'infortunio di Doncic. E voi direte, già, ma che c'entra l'infortunio di Doncic se non ce l'hai squadra? Perché l'infortunio di Doncic ha fatto fare il partitone a Spencer Dinwiddie, che ha preso 60, mi pare, comunque 55, 60, 65, non ce l'ho qua, se non ve l'avrei detto preciso. Questa cosa ha portato che sono stato dodicesimo fino all'ultima partita dell'NBA, scendo 27esimo. Non so quanto influirà a livello monetario, ho visto la settimana scorsa ha influito un bel po', però capita, ci sta, va bene. L'infortunio di Doncic ci ha fatto doppio danno, ma va bene così. E l'altra cosa che non mi aspettavo, beh, Corey Kispert mi aspettavo almeno quei 10 punti in più, che ci potevano portare anche a T1, ma quello dove me ne aspettavo molti di più, e quando ho visto fare il 63 a Jalen Green, ho sperato anche nel primo posto, era Nathan Knight. Anche Knight preso apposta per questa GV, se lo andiamo a vedere, Nathan Knight doveva giocare tanto, vedete, veniva da un 35 con 24 minuti, più o meno doveva avere lo stesso minutaccio, ragazzi, ha giocato 2 minuti, e poi quella prima 16 contro Houston, perché Minnesota mi è passato in vantaggio di tantissimi punti, quindi guardate, quando lo vedete ha giocato 2 minuti e niente, mi pare che se ha fatto 2 minuti, ha fatto 2 falli e l'allenatore l'ha cacciato, sì, mi ricordavo bene. Infatti appena è uscito ho chiuso la partita praticamente. Male, da Nathan Knight mi aspettavo almeno quei 15 punti in più, ragazzi, con 15 punti siamo sul podio, quindi male, gli altri hanno fatto il proprio, quello che mi aspettavo, anzi Jalen Green è andato poco sopra le righe per compensare un po' Knight, però questo serve per arrivare primi, serve un colpo che magari non ti aspetti, però servono gli standard degli altri, e qua il colpo che non mi aspettavo è arrivato. Non è arrivato il Nathan Knight che doveva essere, perché appunto è andato molto sotto le righe. Ma andiamo ad aprire i premi e scopriamo cosa abbiamo trovato. Ecco qui le formazioni, vi dicevo, con... ho sbagliato, precedenti, ancora queste non le guardate che non le schierate bene, non le schierate, schiererò adesso. Ed eccole qui, Green, Martin, Knight, Kasper, Kispert, Gordon, Murray, Clarkson, Daniels, Garland, Jason Tatum, le rosse e poi le gialle con questi uomini qua. Ma andiamo ad aprire i due rewards, ovviamente iniziamo da una bruttissima T5 Limited, vediamo se almeno è bella sulla carta, guardia. Poteva sicuramente andare peggio, ma non mi fa impazzire Springer. Ma va bene così, poteva andare peggio. Ragazzi, T2 rara, qua ho molte aspettative. Il sogno è Sengun. Conosco il T2 rare praticamente a memoria, perché ci sono tantissimi giocatori che voglio. Quello che non vorrei trovare è Aaron Gordon, anche perché ce l'ho già. Non vorrei trovarlo. Vai, andiamo. Cleveland? Mobley? Ivan Mobley, raga. So già quanto costa, non lo dirò perché lo andiamo a... anzi, lo posso dire. Dovremmo essere a 0,12. Ve lo dico perché è uno dei giocatori che volevo comprare. Volevo lui, Sengun e Maxi fra le Trier 2. Mi è uscito Mobley. Sono contento, non a livello monetario perché è una non delle più basse, ma è... sì, non è una delle più basse, ma è fra le più basse, nelle medio-basse. Però, ragazzi, vediamo se il prezzo è ancora quello. Sono felice perché è una delle carte che volevo. Vedete, adesso Daniels comprato proprio prima della GV, l'ultimo acquisto. E va bene, iniziamo da Jaden Springer, che costa la bellezza di 1 euro. Va bene. Poteva andare peggio. Evan Mobley, ragazzi, venduto a 174 un'ora fa, dovrebbe essere 0,11 in Ethereum, quello che ci interessa a noi. Rara 0,11,7, 0,12 quasi. Non è cambiato il prezzo da quando l'ho visto, ma Evan Mobley, ragazzi, lo teniamo. Evan Mobley lo teniamo, ce lo teniamo così. Il sogno era Alperen Sengun, perché sapete quanto mi piace come giocatore, non tanto per usarlo preferisco Mobley, perché ha 32 di cap, Sengun ha 41, però guardate che differenza di prezzo, ci sono 0,05 in più, quindi un terzo in più, ed è comunque una T2, quindi comunque a livello di prezzo è andata benissimo, però sono curioso di vedere, giusto per farmi male e per fare un po' di
controllo al volo la classifica. Io sono stato dodicesimo fino alla fine praticamente, quindi dove è arrivato questo Darito, questa è la contender, sì, rara contender, Darito, voglio giusto vedere cosa ha trovato. Tra l'altro anche lui aveva una Tank Knight Green uguale, ecco qui, lui, 30 ha preso, Pritchard era l'alternativa, sarei arrivato forse primo, forse non primo ma secondo, però vabbè. Andiamo a vedere cosa ha trovato Darito, vediamo se l'ha già venduto o meno. Kawhi! Kawhi ha trovato. Kawhi quanto sta? Rara non lo so. Ma a livello monetario se mi ha cambiato proprio tantissimo. Pensavo peggio, raga. Pensavo peggio, vi dico la verità. E poi fra Kawhi e Mobley adesso in questo preciso momento storico preferisco Mobley. Perché? Perché ha un cap più basso e a me un cap alto non serve. E perché è giovane, è giovanissimo. Mobile c'ha 21 anni, questo me lo tengo e lo faccio crescere. Quindi raga, sono contento, sono davvero contento sia per il 27° posto, perché come vedete stiamo andando parecchio su a premio, anzi Mobile ho preso Jason Tatum prima fallimentare, vediamo se premia averlo, se no parte anche Jason Tatum e giochiamo con i piccoli che ci piacciono. Detto questo ragazzi, io vi ringrazio come sempre, spero che questi video vi stiano piacendo, vi sto facendo capire quanto sto guadagnando con l'NBA, siamo in stra positivo, sia per la vittoria di Jason Tatum quando sono arrivato primo, che mi ha comunque dato un balzo fortissimo in avanti, infatti mi sono pentito di averlo venduto, ho provato a scambiare questo Jason Tatum con quello che avevo vinto io, più soldi, ma quello non accetta nessuna cifra, lo rivorrei, ma va bene così, speriamo di arrivare di nuovo primi e rivincerlo. Guardate, giusto per la cronaca, raga, ci vediamo un'altra cosa, proprio al volissimo, sperando che di non tediarvi, ero curioso di sapere cosa ha vinto il primo. Eccolo qui, Spencer Dinwiddie, 70 raga, 70, questo era dietro di me di una cifra e ha vinto la GV, e infatti il secondo pure a Dinwiddie e mi pare che pure il sesto c'è a Dinwiddie, ma ne ho visto una marea, tra Dinwiddie e Powell, perché pure Powell ovviamente non essendoci Doncic, cioè vedete Dinwiddie un altro è qua. Dinwiddie un altro è qua e anche Powell, questo Drambi, non essendoci Doncic, comunque i palloni Dinwiddie qua ce ne sono una marea, sono passati dalle mani loro soprattutto, e questo è significato tanto, perché Dinwiddie 70 non lo prende, da 37 è passato a 70, non lo prende mai. Comunque Ice Cream ha vinto Anthony Davis, dovrebbe stare a 0,7, che non è poco raga. No, nemmeno 0,52, è sceso per l'infortunio, però comunque è una bella cifretta, è una bellissima cifretta, ci dobbiamo puntare vivamente a prescindere da chi vinciamo. Con Anthony Davis arrivando primo non sarei proprio contentissimo, vi dico la verità, cioè non sarei proprio contento, preferirei un Jokic, Antetokounmpo, Doncic, Embiid, ma forse anche Haliburton, che non so quanto sta. Cioè non so neanche se è una star, suppongo di sì a livello di carta, però preferisco loro a Anthony Davis a livello di rara per giocare, perché cioè, sta proprio bassissimo in confronto, perché comunque Anthony Davis è sempre a rischio infortunio, va a finire che lo schieri e perdi una Champions rara e comunque costa tantissimo. Preferisco quelli citati prima, forse Haliburton no perché vendere Anthony Davis e ne compro due, però preferisco sicuramente gli altri per il gioco. Però arrivando primo ci rimarrei un po' male con Anthony Davis, mi dispiace per il primo classificato, ma va bene così. Ragazzi, io vi ringrazio come sempre, vi ricordo il link qui sotto in descrizione, noi ci vediamo domani con il prossimo video, ciao ciao.